Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Invisible Ink e siamo a 27 ore dalla nostra missione finale, quindi siamo anche molto vicini al giorno 3. E dobbiamo per forza infiltrarci in una zona controllata in maniera pesante. Come vedete ce ne mancano 4, tutti heavily guarded, quindi andiamo a quella più vicina. Infiltriamoci. Dovremo trovare della roba di contrabbando. E andiamo a vedere un pochino cosa riusciamo a ottenere. Nello scorso episodio non siamo riusciti a ottenere molto nella missione, però appunto abbiamo preso giusto 300 dollari, che non ci sono serviti neanche a niente perché abbiamo detto di risparmiarli per prendere eventualmente miglioramenti più grossi dopo. Ora, tipo oggi, potremmo cercare magari di guadagnare un bel po' di soldini. Tanto andiamo a esplorare le prime stanze. Ok, perfetto, naturalmente inizia benissimo questa missione, ragazzi. Entriamo nella prima stanza e la prima stanza è totalmente chiusa. Fine a se stessa. Ok, allora andiamo a vedere qui. Non ci sono telecamere, a norma, quindi qua. Ok. Spiamo. Che bello. Oh, demon program ovunque, ragazzi. Dunque, guardiamo un attimino la mappa. Sembrerebbe che non ci sia nessuna porta qui. Non è così chiaro. Però, ragazzi, io direi di concentrare le nostre forze in un unico obiettivo comune stavolta. Di solito disperdiamo i nostri agenti, invece oggi li teniamo insieme. Passiamo il turno e vediamo di andare a esplorare questa zona qua. Ok, nessun rumore di passi a giro, quindi andiamo con Deckard qua. Spiamo. Niente di che. Andiamo con Deckard qua. Spiamo. Ok. Internazionale. Andiamo qua. Chiudiamoci la porta alle spalle. Right here. Andiamo qui. E passiamo il turno, direi. Anzi, spostiamoci di un passo verso questa porta con Deckard. Abbiamo visto che non c'è nessuno. Guardiamo passi di guardie. Niente. Bene, direi di oltrepassare subito. Stanza molto interessante, devo dire. Vabbè, chiudiamo la porta alle nostre spalle. Andiamo qui. Guardiamo cosa può fare internazionale. Oltre la porta. Oh, ui. Ui, ui, cazzo. Allora, intanto chiudiamo questa. Ci avanza 6, quindi 1, 2, 3. Per forza. C'è sempre questa power supply attiva, ma non attiva niente, quindi non ci sono problemi. E io direi di attivare la melee reaction con il nostro Deckard. Possiamo oltrepassare la porta e chiuderla. A norma, anche se qualcuno entra, verrà stordito prima di vedere Deckard. Andiamo a usare l'internazionale e andiamo a spiare oltre la porta. Ok, andiamo qui. Allora, intanto prendiamoci questa. Ok, ragazzi, chiudiamo. Non abbiamo guadagnato niente di potenza, però vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa qui. Ok, 3. Andiamo qua. Spiamo oltre la porta. E abbiamo trovato il nano fabricator che andiamo adesso ad hackerare. Oltrepassiamo la porta. Andiamo a fare un altro passettino in avanti, prendiamo un Deckard, andiamo qui, chiudiamo questa porta e andiamo a fiancare, cioè andiamo qui, chiudiamo, aiuto, faccio casino, questa porta qui e affianchiamo l'altro nostro agente e passiamo il turno. Ok, siamo abbastanza veloci, anche perché comunque sembrerebbe abbastanza lineare questo livello a vederlo così. Detto lineare, sono iniziate a venire fuori 15 guardie. Dunque, ok, ragazzi, c'è una guardia che entra e esce da questa stanza. Dunque, guardiamo. Allora, questa è appena andata di là, mentre questa è appena andata qui. Quindi, quando questa tornerà indietro, noi la potremo sdraiare. Potrebbe essere interessante. Abbiamo 3 di potenza, possiamo tirare questa safe. Qui ci avanzano 2 AP, 1 AP, 0 AP, quindi io direi qui. Con un bel melee reaction. Ok, internazionale intanto vieni qua. Ok,
ruba da qui, cioè ruba, compra una bella, il dagger. Ah no, ok, serve a levare i firewall il dagger, naturalmente, no? Come si apre un computer con un pugnale? Vieni 3 AP, allora melee. Ok, questa è molto buona. Predictive Brawling, ci costa 300, che è pochissimo. In pratica gli consente di guadagnare 3 punti abilità ogni volta che viene stordito un nemico. Quindi possiamo anche eventualmente andare a raggiungere la cassaforte con il nostro amico, rubare quello che c'è dentro, ovvero 230. Con internazionale andare in questa posizione, chiudere la porta alle nostre spalle, andare qui accanto alla porta e attivare la melee reaction. Passiamo il turno, la guardia sta per entrare. Quindicimila guardie. Eccola, 3-2. Tonfa. Poi, seriamente ragazzi, sono tutte qui. Predictive Brawling. E dunque, questa è una zona controllata, quindi se chiudiamo la porta ci vedono. Andiamo a vedere qui. Siamo qui. Che cazzo siete? Heavy Armor 2. Ok, blocca le armi taser. Ragazzi, siamo nella merda perché non abbiamo ancora trovato l'ascensore. Veramente nella merda. Ok, quindi possiamo andare a oltrepassare questo. Cioè, seriamente è tutto chiuso qui. Come dobbiamo fare a fare questa cosa, scusate? Tutto chiuso. Meno che qui non ci sia qualcosa, ma non penso. Tanto andiamo a rubare quello che ha questa guardia. Un Magel e 100 crediti, 135. Dunque, io penso che l'alternativa in questo momento sia quella del ping. Il ping che magari attira tutti da questa parte. Così almeno il prossimo turno dovremo avere via libera. Quindi intanto andiamo a rubare. Proviamoci, dai, a crearlo. Ok. Perfetto, ci ha dato accesso a tutte le porte di sicurezza. Quindi sono tutte porte normali. Almeno questo è un punto molto positivo. Quindi ragazzi, proviamo a vedere se siamo in grado di... Ok, sono tutti entrati da quella parte, mamma mia. Deckard, tu aspetta. Wow, che ca... No, non ci posso credere, perché ti sei venuto qui? Ci hanno bloccato la strada, ragazzi. Sti maledetti. Dunque, questo è ancora KO per 2 turni, non so per quale motivo. Non sarebbe ganzo poterlo chiudere tipo dentro una cassaforte, ma non lo possiamo fare. Dunque, non possiamo fare niente praticamente perché non abbiamo visuale su attrezzatura elettronica. Eventualmente possiamo spostare lei e metterla tipo qui. E lui... Ok, lui lo possiamo mettere tipo qui. L'unico punto dove è nascosto. Anche se non penso nessuno verrà a cercare qui, però passiamo il turno. Ok, dovrebbe esserci via libera, ragazzi. Allora, internazionale, internazionale, vieni qui e guarda. 2 AP se uccidi questo tizio, fallo. Sembra che dovresti guadagnare 3 AP. Ok, vai a rubare quello che ha, ovvero la passcard anche, ma non ti serve. 120 crediti. È inutile prendere la passcard, ragazzi, abbiamo già l'accesso a tutte le porte di sicurezza. Non abbiamo modo di nasconderci, però interessante. Hello? Oh,
cazzo. Agiriamo la torretta. E andiamo a nasconderci. Possiamo nasconderci. Merda, 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 merda. 2 turni ancora per il nostro potere. Non possiamo naturalmente colpire questo. Speriamo che vada dritto, perché è l'unica cosa che davvero ci può aiutare. Andiamo qui, chiudiamo la porta alle nostre spalle e andiamo qui. Andiamo un po'. Ok. Ah, salve, salve, bene. Mi sa che la nostra gente non è proprio in un'ottima situazione, però intanto Deckard è libero. Quindi tipo, penso che questa sia la nostra unica speranza, ovvero quella di trovare l'ascensore qua dentro. Penso che stare qui sia la scelta migliore. Rubiamo il potere qui. Possiamo creare questa cassaforte. Sì, ma tanto non ci prenderemo niente. Quindi possiamo. Scusate. 2 power drained. Ok, vabbè, non importa. Se attiviamo la torretta, non è che possiamo usarla per attaccare i nostri nemici, no? Sarebbe divertente. Internazionale, se io muovo un passo ti sparano. E penso che ti sparino in ogni caso, quindi. Pour la France! No. Ok. Allora, stanno andando a investigare in quelle zone, quindi Deckard è libero, ragazzi. So che è brutto, ma penso che abbandoneremo l'altra nostra gente qui perché. Merda. Dobbiamo usare per forza il Cloaking Rig perché sennò non possiamo raggiungere questa porta. Non ha senso andare a salvare internazionale perché ragazzi non potremo fare niente. Siamo invisibili a norma quindi. Sì, oh cazzo, non è questa. Porca troia, ragazzi, abbiamo perso. È qua sicuramente l'ascensore. Dobbiamo hackerare questa cosa, ma 2 livelli di firewall, quindi niente. Stiamo qui, attiviamo la melee reaction, passiamo il turno. Dunque, andiamo qua. Spiamo oltre la porta. Apriamo la porta. Andiamo a vedere se riusciamo a. No, come vedete, ragazzi, ci vede, signore. Ok. Andiamo qua. Una P. Spiamo. Merda. Facevamo meglio oltrepassarla a caso. Passiamo il turno. Oh. Poi qualcun altro che ci punta? Tonfa. E ragazzi, abbiamo perso, purtroppo. Quindi possiamo semplicemente fare continue e fare retry. E ci ritroviamo all'inizio della partita. Ok, eventualmente potrò continuare questo gameplay più avanti. Fatemi sapere se vi è piaciuto, ragazzi. Potremmo appunto continuare questo gameplay con Shalem, che è invece ha più inventario, e al Martial Training, che ha un fucile. Questo mi piace. E quindi in pratica ci rimancano 72 ore, siamo al day one, niente di diverso da quella che era la partita precedente, a parte i nostri agenti ovviamente. E ragazzi, interromperò per adesso questa serie perché fra poco.
tra poco. Oggi che registro è il 30 agosto, quindi fra 2 giorni esce Stronghold Crusader 2. E è un gioco che aspetto da un'enormità di tempo, quindi farò dei gameplay su quello. Come vedete, sto pubblicando gameplay di Invisible Link molto velocemente, e farò dei gameplay proprio di Stronghold Crusader 2. E poi, insomma, fatemi sapere voi nei commenti qua sotto se questa serie vi è piaciuta. Vedremo di continuarla con magari un'intensità, cioè con meno fretta di quella che ho avuto fino adesso. Come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto, anche se sono morti tutti, ma il video può esservi comunque piaciuto, mettetemi mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brick to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.